Dopo l'ennesima pausa imposta dal Covid-19, il Monte Giorgio torna in campo al Tamburini contro il Castelnuovo Vomano, terza forza del girone e assoluta rivelazione fino a questo momento. Dopo il pirotecnico trionfo di Rieti, datato 10 marzo, 18 giorni senza match ufficiali per i ragazzi di Eddie Mengo, ancora invischiati nella zona play-out ma con diverse gare da recuperare. Il Castelnuovo, guidato da un'icona del football marchigiano come Guido Di Fabio, nutre voglia di riscatto dopo il KO casalingo di domenica scorsa contro il Castelfidardo, che ha interrotto una serie di 9 risultati utili consecutivi. Marchigiani solidi tra le mura amiche, una sconfitta contro il Giulianova. Abruzzesi invece con ottima mentalità viaggiante, con 6 vittorie in 9 trasferte. Mengo schiera Trillini sulla tre quarti a ridosso di Pampano e Cucù. Di Fabio deve rinunciare allo squalificato Loviso, perno del centrocampo, e schiera il classico 4-2-3-1 con Fagioli, riferimento avanzato, Manari, Emili e Di Ruocco a sostegno. Dirige Pileggi della sezione di Bergamo, pomeriggio primaverile con temperatura vicina ai 20 gradi. Al 14esimo, prima conclusione in porta di marca ospite, Manari non inquadra il bersaglio. Un minuto più tardi Emili dalla destra cerca Fagioli, che arriva con un pizzico di ritardo. Insiste la squadra di Guido Di Fabio. Al 16esimo Emili dalla distanza impegna Gagliardini. Al 22esimo si fa vedere il Monte Giorgio, triangolazione Santoro Cucù, tiro oltre i legni del numero 11 classe 2001. Maggiore possesso palla per gli abruzzesi, Monte Giorgio Guardingo è pronto a ripartire. Al 33esimo Cucù carica il destro, solo calcio d'angolo per il fantasista di casa. Squadre all'intervallo sullo 0-0. Ripresa di livello tecnico scadente, la gara si sviluppa esclusivamente sui duelli fisici con ben 7 ammonizioni, ritmo spezzettato dai numerosi interventi dell'arbitro Pileggi di Bergamo. Al 22esimo Di Ruocco dal limite calcia sopra la traversa. Al 27esimo la prima vera ghiotta occasione del match di marca Montegiorgese. Punizione di Miccioli dalla destra, Olivieri manca la presa, Cucù si coordina per la volée, ma una miracolosa deviazione salva gli abruzzesi dalla capitolazione. Sull'angolo successivo caos in area del Castelnuovo, Gnaldi non riesce a concludere a pochi passi dalla porta. Squadre stanche e allungate nelle battute finali. Al 38esimo contropiede del Monte Giorgio, galoppata di Trillini servito da Zancocchia, scarico a destra per Cucù, conclusione però svirgolata che finisce ampiamente sul fondo. Proprio al 94esimo, quarto minuto di recupero, l'emozione più forte di un match a tratti soporifero, angolo dalla destra di Omiccioli, stacco prepotente di Ficola, ma un difensore abruzzese, nella fattispecie Croce, salva sulla linea di porta. Ficola prova ancora il tapin, ma Olivieri si ritrova il pallone tra le braccia. Finisce senza reti, verdetto nel complesso giusto dopo 90 minuti equilibrati con poche accelerazioni e un atteggiamento prudente da ambo le parti. Sentiamo le voci dei due tecnici. Mister Di Fabio, quel gol subito al 94esimo avrebbe rappresentato una beffa ingiusta per la sua squadra, che ha comunque tenuto bene il campo contro un avversario tosto e ben messo in campo. Sì, già ci avevamo perso la partita domenica, dove vincevamo 2-0, abbiamo perso 3-2 prendendo gol al 95esimo. Oggi stava riaccadendo la stessa cosa, senza aver preso in pratica un tiro in porta, quindi è un aspetto su cui dobbiamo lavorare, perché la concentrazione va tenuta sempre alta fino alla fine, altrimenti in questo campionato si rischia di perdere delle partite che poi magari sul campo non hai meritato di perderlo. Dopo tanti risultati scoppiettanti sotto il profilo delle reti segnate, oggi 1-0-0, merito del Monte Giorgio, della sua organizzazione, o si aspettava qualcosa di più dai suoi? No, noi abbiamo provato a fare la partita, abbiamo provato a fare le nostre cose, a volte ci siamo riusciti, a volte meno. C'è un avversario di fronte che ha impattato anche con il campo basso, quindi questo sappiamo che è un campo ostico, il terreno non è sicuramente non ci favorisce molto, però la mia squadra si è adattata subito a tutto, è stata brava a stare concentrata nel non concedere quasi niente agli avversari. Poi il calcio è questo, nel calcio si vince, si perde, si pareggia. Oggi abbiamo provato a vincere, non ci siamo riusciti, abbiamo pareggiato, ci prendiamo questo punto e andiamo avanti per la nostra strada. L'obiettivo iniziale dell'annata sembra ormai raggiunto, secondo lei ci sono i margini anche per qualcosa di più?
No, noi viviamo la giornata, io dico sempre ai ragazzi, non guardare classifica, non guardare i risultati, noi ci dobbiamo preparare durante la settimana per affrontare l'avversario che abbiamo di fronte e cercare di batterlo, a volte siamo riusciti, a volte no, però questo è quello che conta, poi alla fine faremo i conti di quello che, se siamo stati bravi a fare bene le nostre cose. Edimengo, un pareggio complessivamente giusto per quello che si è visto nei 90 minuti, resta un pizzico di rammarico per quelle occasioni create su palla inattiva nel secondo tempo. Sì, è stato un pareggio secondo me bello, anche se non c'è stato tantissime occasioni, però le due squadre hanno provato sempre a giocare, non ci siamo riusciti sempre, ci è mancato soprattutto gli ultimi 20 metri, perché comunque tutto sommato fino ai 20 metri loro ci siamo arrivati pure con molto spesso, sono molto contento di questo risultato perché incontriamo una squadra comunque forte, abbiamo avuto al 94esimo la palla a colpo sicuro di Dani, peccato che c'è stato il salvataggio sulla linea, sarebbe stata la ciliegina sulla torta, però quest'anno diciamo che ancora siamo in credito con la fortuna e oggi secondo me la fortuna ancora non ci è venuta incontro, pazienza, abbiamo ancora tante partite da affrontare e speriamo che alla fine i punti che meritiamo sul campo ce l'abbiamo pure sulla classifica. Un pareggio che acquista ulteriore valore alla luce dell'ennesima pausa di 18 giorni dovuta al Covid. Sì, questo fa un po' parte di quello, il percorso che stiamo facendo quest'anno, non riusciamo a dare continuità alle partite, infatti i ragazzi stanno facendo un lavoro mentale pazzesco perché giocano tre partite, poi ci si fermano 20 minuti, 20 giorni, poi rigiochiamo, non è facile. Però per questo qui sono molto soddisfatto sia per come si comportano, per come si allenano, per come affrontano le partite e sono molto soddisfatto di questo qui e penso che è la strada giusta soprattutto per arrivare a una salvezza il prima possibile. Diceva prima lei, squadra che è arrivata molto spesso agli ultimi 20 metri senza concludere in maniera davvero pericolosa, forse questo è l'aspetto meno brillante del pomeriggio. Sì, anche se devo dire che abbiamo incontrato una squadra e una difesa forte, sicuramente lì dobbiamo lavorare, anche se oggi davanti con l'assenza di Albanesi comunque di Rupoli possono dare qualcosina in più anche come scelte, però secondo me stiamo sulla strada giusta e sperando di recuperare il più possibile questi ragazzi, e, ripeto, dobbiamo salvarci il prima possibile, però la mentalità che abbiamo, la voglia di giocare, lo spirito, il sacrificio, sicuramente sono contentissimo.